E siamo così giunti alla terza puntata del format web e TV Dolci Eccellenze, una produzione di Confartigianato Taranto, una ideazione mediatica del segretario provinciale di Taranto Fabio Paolillo. Devo dire che queste prime due puntate hanno riscosso un notevole successo, proprio perché la gente era incuriosita dal voler conoscere le storie, ma anche sentire un po' vedere raccontati i sentimenti di chi mette davvero tanto amore nelle realizzazioni, nelle opere di pasticceria, perché uso volutamente questo termine, perché si tratta di opere vere e proprie, opere d'arte oserei dire, perché la pasticceria, l'arte pasticcera è appunto un'arte. Vari rappresentanti di questo mondo, di maestri pasticceri. Fabio Paolillo, oggi chi avremo modo di ospitare? Oggi con estremo orgoglio e felicità andiamo a trovarci i nostri amici Franco e Dino della pasticceria omonima Franco e Dino di Taranto, veri decani della pasticceria tarantina. Che sapore, che sapori, quanti dolciumi, che ben di Dio, panettoni, pandoro. Ebbene, siamo da Franco e Dino, non poteva essere altrimenti, a Taranto in Corso Piemonte, maestri artigiani di Confartigianato Taranto. Fabio è il loro nume, è la loro guida dal punto di vista proprio della categoria, della organizzazione di categoria che li segue. E ho qui il maestro, il decano dei pasticceri. Fabio mi ha fatto una battuta prima, dice: il decano vivente dei pasticceri. Beh, è ovvio, ma auguriamo una vita infinita a Dino, perché sennò poi, oltre che una bravissima persona, un valente professionista, ma poi... chi ci prepara queste prelibatezze? E allora Dino, raccontaci la tua storia. Franco e Dino, un connubio, due colleghi inseparabili. Ultimo, proprio in questa ultima domanda che hai fatto, dice: chi ci prepara i prossimi anni, i dolci? Chi ce lo prepara? Se la categoria è andata a scemare, se la categoria non ci sono nuovi elementi per poter intraprendere questa attività, purtroppo non ce ne sono. Io non so dopo di me chi sarà, chi saranno. Ma tanto il problema non si pone, perché sarà tra mille anni. Siccome che io ho 32 anni... Fino a mille anni ci sono 970 anni ancora. Quindi c'è tempo, no, parlo seriamente. Cioè, la cosa più che mi opprime a questo discorso, che dopo 53 anni che io ho iniziato a 18, Franco è iniziato a 21, 22, ne ha più di me, eccetera. Quindi dopo 53 anni di attività purtroppo non c'è stato il ricambio generazionale, ma non per i miei figli o per qualche altro, ma anche per la cultura tarantina, che non si è avvicinato nessuno. Cioè, noi stiamo, diciamo, tra virgolette, morendo come categoria, proprio perché non si è avvicinato nessuno. Beh, parliamo di belle cose, parliamo di queste prelibatezze, mentre noi... Questa è la domanda che avete fatto, io faccio la risposta. Le prelibatezze. Mentre noi stiamo parlando, qui vedete ci sono le collaboratrici di questa grande pasticceria che sono intente a realizzare i vari mignon. Fabio e Dino ha sollevato il problema della necessità, no, di creare nuove leve. Ecco, anche in questo senso dobbiamo muoverci, dobbiamo far sì che invogliare i giovani e far sì che certe professioni, quest'arte, perché non è solo una professione, è un'arte, non vada a disperdersi. Innanzitutto voglio dire che Dino, quando si parlava di decano è poco, Dino è la Confartigianato a Taranto, perché io quando... La Confartigianato è Dino. Quando io ho cominciato a lavorare in Confartigianato, erano insomma 1990, Dino era già
era già affermato, era già un dirigente di Confartigianato e ha cresciuto un po' tutti noi che siamo lì dentro, e quindi di questo bisogna dire grazie. Poi insomma professionalmente era già affermatissimo, quindi è stato un onore poter collaborare con lui da quel punto di vista. Per rispondere poi alla domanda che mi hai fatto, le nuove leve dipende insomma dalla passione. Io credo che qualsiasi mestiere artigiano, il fatto fondamentale non sia il fatto di trovarsi un posto di lavoro qualsiasi, è sentirsi dentro una passione, una propensione a fare un'arte. E quindi sicuramente ben vengano i consigli che Dino può dare alle giovani leve, ma fondamentale è la voglia di fare, la voglia di applicarsi, la voglia di lavorare, di fare gavetta, di spiare i segreti, rubare il mestiere, rubare i mestieri tra virgolette, ma con umiltà, con la massima umiltà, e non strafare, cioè non volere subito, ma fare un percorso che ti porta a perfezionarti. Però su questo credo che Dino sia più ferrato in materia. Allora Dino, intanto dicevo, ogni mattina vi alzate sul far dell'alba per preparare. Chi vi dà questa forza? Perché questa non è solo, dicevo, una professione, è un'arte, e ci vuole amore, ci vuole passione, perché sennò diventa monotono. Invece voi pensate sicuramente che dietro ogni, anche minion che realizzate, c'è un cliente da soddisfare. Volevo tanti giovani che si dedicassero all'attività, perché qua ci sono le sfide con i colleghi, le sfide con le province, le sfide con le altre città tipo Lecce, Bari, perché loro, secondo quelle che si ascolta, ci sono più intraprendenti da quelle città, e quindi Taranto è rimasto un po' sotto, quindi cercavo un po' di personale, un po' di ragazzi che hanno voglia di poter fare la pasticceria, però devi iniziare da quando sei ragazzino, come ho iniziato io, Franco, avevamo proprio un'età infantile, ci siamo giocati la gioventù per poter arrivare a fare, che so io, il pandoro, il panettone, i pasticcini, qualsiasi altra cosa, la cioccolata, che se aspettate un po' vi faccio vedere come si cola la cioccolata e qui va fatto un panettone a cioccolata. Cioè va visto le cose, se non c'è qualcuno non si innamora. Ecco, l'innamoramento dei ragazzi ci vuole. E vorrei prendere anche 5-6 ragazzi qua dentro, farli vedere. Poi, tra le altre cose, ho fatto un po' di esperienza alla scuola alberghiera di Crispiano, ho avuto tanti bei ragazzi che veramente dicevano: ma io non so fare niente, vorrei fare tutto dopo 5 anni. Ecco, ci sono ragazzi che vogliono fare, però purtroppo non trovano la strada per poter fare quello che facciamo noi, trasmettere quello che facciamo noi gratis. Ecco, come è nato questo bellissimo rapporto lavorativo, professionale, ma certamente di amicizia, questo binomio Franco e Dino? Come vi siete conosciuti? Sembra davvero una storia infinita, inseparabili. Sì, fortunatamente sia lui che io abbiamo avuto, diciamo, l'opportunità di lavorare in due grandi locali a Taranto, quello che era la SEM, io, e Franco al Pasticceria Principe. Avendo una scuola di quegli anni, che erano gli anni più belli forse di Taranto, quando la SEM esprimeva una pasticceria di lusso, una pasticceria nazionale, è una pasticceria veramente grandiosa. Allora ci siamo conosciuti così, per puro caso, nel senso che eravamo colleghi e abbiamo deciso di metterci insieme a età superiore agli 18 anni. Ecco, io avevo 18 anni e mezzo, quindi prima non potevo, però già c'è stato un approccio per poter fare una cosa del genere. Mentre sta parlando il nostro amico Dino, ecco, vedete, ci sono i collaboratori, ci sono le nuove leve che stanno preparando questi minion. È una cosa che mi attirava, perché vedere questo laboratorio in fermento. Quando c'è la produzione è bello vederla anche, no? Non è che uno ha realizzato qualcosa e se lo tiene per sé, cioè realizza le cose
ed è bella. Anche per me, finisco di fare una torta per un'ordinazione, qualsiasi cosa, vedo che è venuta bene, sono entusiasta perché il mestiere, proprio il lavoro, l'artigiano che ci tiene ad essere entusiasta. Ecco, Fabio, cosa ti ha colpito di Franco e Dino? Tu ovviamente, essendo segretario provinciale di Confartigianato, hai modo di spaziare, no? Attraverso vari esercenti in tutte le categorie dell'artigianato, ma vedere queste persone che da una vita ci mettono il cuore e realizzano quanto appunto realizzano i loro prodotti con l'entusiasmo della prima volta, non c'è mai la stanchezza, la nausea, il sentirsi arrivati, c'è sempre una volontà di far sì che ogni giorno sia il primo giorno, quanto ad entusiasmo. Ma da loro, guardando loro si capisce cosa vuol dire essere artigiano. Cos'è un artigiano? Basta guardare Dino, basta guardare Franco. Sono persone che non si sono mai abbattute, hanno passato le loro, ovviamente, tutte le fasi di un imprenditore normale, quindi alti e bassi, però non si sono mai abbattuti, si sono sempre tenuto alto il loro prestigio e la loro attività. Poi Dino mi ha sempre detto che, per esempio, il lavoro della pasticceria era un lavoro divertente, dinamico, creativo, che rendeva felice le persone. Poi è vero, no? Quando entri in una pasticceria per comprare, quando esci te ne esci sempre col sorriso, perché devi andare a casa perché ti devi mandare i dolci, cioè, quindi da Dino abbiamo imparato molto, come ripeto, è una persona schietta, è una brava persona, ecco, e su questo ci posso mettere la mano sul fuoco. Ecco, Dino, guardate, ecco qui abbiamo dei prodotti che sono stati realizzati. Dino, illustraci, questi sono già pronti? No, ancora no, questi devono essere farciti di ricotta, questo tipo. E come si chiamano? Questi volgarmente si chiamano ravioli. Che somigliano. No, perché devono avere quel discorso? Ma ci dice un collaboratore, prodotto antichissimo. Eh sì, perché nasce poi dalla profonda Sicilia, qualche siciliano ce l'ha trasmesso. Questi invece sono cosiddetti sospiri, dentro ci si mette della crema chantier, poi vengono incileppati oppure con lo zucchero fondente. Ecco, avviciniamoci, Dino, verso i mignon, no? Anche qui, vedete. Vabbè, qua è una cosa semplicissima, sono dei babà. Dei babarini al rum oppure delle parigine con della crema chantilly. Questa cioccolata che... Questa invece è la cioccolata per coprire tutto ciò che dobbiamo... Se non fossi, non stessi realizzando, prenderei un cucchiaione. No, quello no, quello no. Non è possibile. No. Lo mettiamo in una coppetta. No, scherzavo. Ci mancherebbe. Nel frattempo, qui il ben di Dio si è arricchito, vedete quanti mignon, e la descrizione si allunga. Sì, questa è comunque una minima parte di quelle che... Lo so. Non è che questo determina la mignon tarandina. La mignon tarandina è abbastanza vasta, quindi la sappiamo lavorare tutti noi pasticceri tarandini. Però, voglio dire, qualcuno di noi ha una specialità in più, qualcuno in meno, qualcuno al cioccolato, qualcun altro al limone. Però, sovente è questo quel prodotto che va. Se parliamo dei babà, parliamo delle bignè, degli sfoglini, cannula alla ricotta, questi sono dei canestrini in pasta sfoglia con della crema chantilly o crema pistacchio. La fantasia è tanta e tale da poter esprimere quelle che vogliamo, ecco quello che voglio dire. Dino, ti volevo chiedere, secondo te, qual è il dolce tipico tarantino? Questa domanda viene perché noi abbiamo in altre realtà, per esempio penso al pasticciotto leccese, no? Cioè, ma il dolce tipico tarantino da pasticceria, quindi pasticceria fresca, qual è? È difficile rispondere a questa, perché per quante cose facciamo non sappiamo mai le origini del dolce, dove è nato e chi lo fa. Noi lo facciamo da tanto tempo, però il dolce tipico tarantino, che sia dalla nostra zona, sono cosiddette le sanna chiudere,
cartellate, le pettole, ma soprattutto io me ne faccio un vanto perché sono 53 anni che lavoro io, più altri 6 o 7 ho lavorato altrove, è la pasta di mandorla, noi sappiamo lavorare la pasta di mandorla, quindi credo io che nasce proprio dal... la mandorla murgese, la mandorla dalla parte di Ceglie, qui una mandorla piccola, molto saporita, una mandorla che sposa proprio un discorso professionale, non legnoso come, come l'avola, come la spagnola, come la californiana, cioè noi sappiamo le mandorle quelle buone e sappiamo dove andarle a trovare, quindi secondo me diventa un fatto proprio di lavorazione fare delle torte alla mandorla, fare dei pasticcini di mandorla, fare della marzapane, la pasta monacale, cioè dove c'è tutto la mandorla, questa mandorla si inserisce dappertutto proprio per divulgare la saporità di questo prodotto. Io quello che dico, però dare un dolce come il pasticciotto leccese o che so, la sacher viennese o qualche altro non c'è, qua bisogna fare un'indagine vera e propria perché dalla Maria Denken che noi abbiamo avuto eccetera eccetera, già non è che ci siano delle grosse cose, però ci siamo adoperati a fare dei dolci nostri con i noci, con insomma quelle che possiamo reperire con il miele, noi sappiamo che tra miele, zucchero, noci e frutta secca si può fare. Sempre approfittando della tua schiettezza, so che non le mandi a dire, ma si può fare ancora pasticceria partendo da zero o abbiamo bisogno per forza di semi lavorati? No, per... no. Cioè, si può fare produzione oggi e vendita quindi? Ha un costo maggiore, sicuramente ha un costo maggiore, però nessuno vede di fare un prodotto genuino sempre come si faceva e che no, si fa adesso. Parlavo dal punto di vista economico, imprenditoriale, non dal punto di vista del... Stai parlando se io faccio un prodotto di origine dalla A alla Z, la devo fare tutti io, se guadagno o non guadagno, questo è il discorso. Sì. Se conviene. Se oggi si può stare sul mercato, se oggi una pasticceria può stare sul mercato partendo da... Sì. Solo per la sopravvivenza. Cioè perché non è valuto, cioè Taranto è una città che non dà quelle caratteristiche che so io di Roma, di Viareggio o che so io di Trentino o Milanese. Taranto è una città statica, non ci sono turisti, non c'è richiesta. Quindi abbiamo semplicemente questo maledetto metallo che abbiamo a Taranto, però purtroppo non viene nessun turista, non c'è nessuna domanda e quando non ci sono le domande, chiaramente di risposte ce ne sono ben poco. Questo è il discorso. Se invece noi c'era un turista che ti faceva la domanda, io partivo da zero e dicevo vabbè, faccio una pasticceria limitata per bene dall'inizio alla fine, guadagnerò poco di confronto a un collega che magari fa un altro tipo, però mi permette di sopravvivere. Ma se così non è. Bene, e allora Fabio, i nostri amici, mi voleva dire qualcosa? No, niente, volevo far notare come riusciamo a coprire il profiterole del panettone di cioccolato. Ecco, allora scopriamolo insieme, avviciniamoci, il bello della diretta per così dire, ecco, ci scopre, ecco ora il nostro maestro... Se può avvicinarsi a caricare la macchina che ha prodotto il cioccolato. Ora, tutto in presa diretta, noi non sappiamo ovviamente i passaggi, però eccoci, Dino ci fa da guida, ci fa vedere la macchina da cui si carica. Questa è una macchina del cioccolato. Ecco, questa qui la macchina. È un cioccolato che tempera il prodotto, diciamo questo cioccolato, riesce a temperare e quindi mi permette di poter lavorare con franchezza. Ecco. Adesso vi faccio vedere, devo caricare la sacca a poche. Ecco, vedete, è carica di cioccolato e ora servirà a guarnire, no? Il panettone. Proprio a, se mi seguite, passa. Viene tagliata e da qui fuoriesce.
Vedete, viene interamente, no? Coperta. Sì. Maria, gentilmente, mi prendi una spatola. Con la spatola ovviamente verrà spalmata, verrà uniformata, no? Beh, no, più che va distribuita equamente. Sono delle caratteristiche tipicamente natalizie che hanno una loro tradizione. Ma Dino, toglimi una curiosità, ma è vero che i pasticceri non sono molto golosi, forse perché a furia di vedere tanto ben di Dio ogni volta? Io mangio veramente, sono molto goloso, di quei dolci antichi, il raviolo e il sospiro che vi ho... Ma mentre cucinate, mentre preparate, vi viene mai proprio... No. Allora, a questo devi stare attento, cioè come i chef, i cuochi, anche il pasticcere deve assaggiare quello che fa, altrimenti non sa mai come se è salato e dolce. Deve sperimentare. Come no, deve assaggiare, per bacco, e il gelato è la stessa cosa, cioccolato, qualsiasi tipo di cioccolato. Deve autogiudicarsi. Devi un ultimo dare un finale per dire, oh, ci ho lavorato. Ah, questo deve solamente asciugare. Fabio, queste attività, certamente molte di queste attività hanno proprio una loro tradizione e genesi familiare, proprio si tramandano, no? Di padre in figlio, di generazione in generazione. Eh sì, molto spesso, sì, ma come stava dicendo Dino, ovviamente poi ci sono i salti generazionali e questo è un periodo, dove non c'è molto ricambio generazionale, perché come qualche altro, questo è un lavoro molto sacrificato. I pasticceri non è che cioè i giorni rossi di calendario per loro sono praticamente sono in laboratorio. Sicuramente, quindi, sicuramente. È una vita molto sacrificata e quindi credo che incida molto la passione. Anche se posso affermare, perché ne conosco tanti, diciamo, siamo cresciuti insieme. Professionalmente poi si sono affermati, e comunque è un'attività che, se fatta in certi modi, porta insomma benefici anche economici non indifferenti. Bene, è quasi il momento di congedarci, però devo dire a Dino, quello che stiamo vivendo è un Natale diverso, purtroppo, sotto tanti aspetti, però io penso che queste tradizioni ci facciano assaporare il Natale non solo dal punto di vista, diciamo, proprio dell'olfatto, del gusto, ma ci danno queste tradizioni, fanno sentire più forte il calore della famiglia, no? Cioè stiamo togliendo un po' questo Natale di consumismo, siamo costretti a vivere un Natale diverso, però forse scopriamo certi valori. Allora, davanti a un bel dolce con la famiglia riunita, passatemi l'espressione, riassaporiamo meglio il Natale. Certamente, però con questo guaio che ci ha creato, non è che possiamo dire che saremo tanto felici, certamente saremo a casa con più, come dire, con più spessore, mi godo più la famiglia, però dopo 50 Natali, 50 Pasqua, 50 Capodanno che noi siamo qui, cioè non mi ricordo una volta che sono stato a casa di Natale a mangiare con i familiari. Vabbè, sarà la prima volta. Se mi permettete, vorrei chiamare Franco. Certo. È un po' timido Franco, lo chiamiamo. Franco, il bello della diretta. No, perché se no parliamo Franco e Dino, diciamo, e Franco chi è? Faccio vedere. Giustamente, Franco sta qui, eccolo presente. E allora Franco, come va con Dino? Una storia da quanti anni? 40 anni, 50 anni? No, stiamo parlando di 56 anni, stiamo parlando. Come è una storia. Volta avete litigato, perché anche tra moglie e marito si litiga, allora, quindi il nostro litigio è: ci arrabbiamo, dopo 5 minuti è finito. Sì, vabbè, ma sono è una cosa spontanea, che dice è inutile stare lavorando insieme, non si può dire non si lavora bene, ecco. Bene, e allora davvero, ecco, non scappare Franco, non scappare.
E allora con questo quadretto di famiglia, io lo chiamo così perché poi la pasticceria è una famiglia. Fabio, avviciniamoci perché questa è una famiglia, tu sei il garante, no? Di questa famiglia, nel senso che come organizzazione di categoria garantite, no? Che effettivamente queste attività abbiano la loro tutela, in una sola parola. È un modo di farci gli auguri della storia, della tradizione, della professionalità, dell'amore con cui si lavora. Evviva Franco e Dino. Auguri, auguri, auguri a tutti quanti. Grazie.